Salve a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati su Shadow of War, l'integrale. Le cose si stanno facendo interessanti. Seguiamo Eltariel. Brava, brava. Dobbiamo fare in fretta. Andiamo. Tanto se fai tutto te. Che cos'è? Non sappiamo quanti Nazgûl abbia inviato il Re Stregone. Non avranno il mio anello. I Nazgûl batterebbero qualcuno grande come Shelob. Uniti possiedono un potere terribile. Anche i figli di Shelob temono i Nazgûl. Dobbiamo sbrigarci. Ma Shelob ha il potere del nuovo anello. C'è bisogno che me lo ricordi. Mamma mia, scappano tutti. Anche i Nazgûl. Ma prendiamo un po' di frecce, vai. È la luce di Galadriel. Ci proteggerà, ma dovrò essere io a usarla. Vai tranquilla, chi te la toglie? Dove vai? Dove sta andando? Ci siamo quasi! Preparati. E non allontanarti dal mio fianco. No. Cioè, io più che altro ti stavo dietro, ma insomma. Come mai scatta? Guardate Shelob. Nella versione originale, diciamo così. È difficoltà forte. Vai! Bello questa mossa. Ah sì, eh? Perché? È necessario fare dei sacrifici. Paura più che altro. Perché ora? Prendi l'anello. Raduna un esercito. Grande. La strada ti sarà rivelata. Rivelata. Fantastico. Il Nazgûl è fuggito. Devi distruggere questo anello. Appartiene a noi. Confermi le leggende, Celebrimbor. Quest'anello è diverso. Può aiutarci a sconfiggere Sauron. Io uccido gli uomini corrotti da questi anelli. Non diventare uno di loro. Quando sarà il momento, farò ciò che è necessario. Chi può dirlo? Allontanati da qui il più possibile. Gli spettri dell'anello torneranno. Tornano sempre. Ci incontreremo di nuovo. Perché ci abbandoni?
Oh yes. Finalmente abbiamo sbloccato, credo, la potenzialità, quella meccanica che ci permette di radunare appunto degli eserciti e poi assaltare le roccaforti. E non vedevo l'ora che arrivasse questo momento. Speriamo che riusciamo a capirlo bene e presto in questo video, come funziona il tutto. Comunque ci siamo spostati. Questa è una bellissima zona, a quanto pare. Bella verde. Che era quel verso lì? Lo senti quel suono? No. Quella è la foresta di Karnan. A noi non interessa. Talion. Dobbiamo radunare l'esercito. Ok, diamoci un Talion. Sì. Brutta. Brutta battuta, tremenda. Ecco, quel campo è pieno di guerrieri. Mm-hmm. I nostri guerrieri. Ah, figaggine. Dai che atto 2, ascesa al potere. Dai che mi sto eccitando. Ok, usa il nuovo anello per creare il tuo esercito dominando gli orchi. Fantastico, tieni premuto RT per entrare in modalità furtiva e premi per dominare furtivamente. Quando non sei in modalità furtiva, tieni premuto B per dominare un orco, come prima. Ora, tutte le abilità di prosciugamento dominano il bersaglio. Anche interrogare un verme sortisce lo stesso effetto. Prosciugamento, sì, ok, perfetto. Le nostre risorse principali sono il potere dell'anello e la furtività. Se possibile, non facciamoci scoprire finché non avremo una possibilità di vincere. No, se possibile, questa è la missione, quindi c'è poco da essere possibile. Un momento. Gli arcieri non sono solo le nostre armi, ma anche i nostri occhi. Fantastico. Qui non c'è niente da fare. No. Allora, sulla mappa... come... Sì, sono diventati blu. Ok, perfetto. Furbo bruciato. Quanto forti questi guerrieri, non resistono all'anello. Fighissimo. Sudate e combatterete bene e forse riuscirete persino vediamo un po' se qui ce n'è veramente, sono tutti lì. Sono tutti lì adesso. Vediamo un po'. 4 e 4. Ce n'è di più di. Ah, c'è ancora quello. Prendiamo anche questo, vai. Prima di tutto. Ah no, ma questo non è. Cerca di placare la tua sete di morte. Questi arcieri possono servirci. Aia. Ho sbagliato. Mi sa che ho ridominato uno che avevo dominato. No, non lo so. Che casino ho fatto. Comunque, di qua non c'è nessuno. E allora vediamo. Volete che i ragazzi del Re Stregone ci rubino tutto il divertimento? Come vediamo un po' come posso fare. (Susurra)
sudate e combatterete bene. Forse non ci vedono. E forse riuscirete persino a conquistare una città di Gondor. Un po' di qui. Un momento. Fantastico. Poi vediamo un po' come la situazione qui. Ascoltatemi, brutti Glob. Sto cercando di insegnare. Vediamo se ce la faccio, L'anello ci darà un esercito e con esso ci darà tutto Mordor. Vieni, veloce, veloce, veloce. Ascoltatemi, brutti Glob. Il nostro esercito ingloba quello dell'oscuro signore. Bello, sono marchiati, ci hanno la faccia, il segno della... del marchio sulla faccia. Ok, ce ne mancano tre. Sudate e combatterete bene e forse riuscirete persino a conquistare una città di Gondor. Bello. Ottima aggiunta al nostro esercito. Perfetto, allora. Se tornerà, lo uccideremo. Questo è un po' più difficile. Avete saputo le novità su di noi? No! Accidenti. Di qui lo posso dominare, fantastico. Ok, gli orchi dominati non attaccheranno i loro alleati finché non premerai in giù per attivarli. Se entri in combattimento, gli orchi dominati nelle vicinanze si attiveranno automaticamente. Fantastico. Troviamo i nostri guerrieri. È un traditore! Via, via, vieni che ti domino. Aspetta, tanti punti questo qui, eh. Vediamo un po' lui se lo posso dominare. Grandioso, grandioso. No, te l'avevo già dominato. Andiamo qua su, vediamo. Ma abbiamo appena cominciato. Ci servono più guerrieri. Sì. Guerrieri più forti. Sì. Fantastica questa cosa qui. Ok. Punto abilità. Hanno anche dei condottieri, orchi eccezionali che non servano soltanto come vittime. Bene. Cosa? Questa foresta ci sta chiamando. Non dobbiamo distrarci. La priorità è formare un esercito. Ah, lassù stanno ancora attaccando. Continuiamo, perché qui se no si ammazzano tutti fra di loro. Va bene, poverini. E allora sblocchiamo un'altra abilità, la violenza. Questo che cos'è? Scatena una potente esplosione. Sì, questo mi piace anche. Scusate, questo e da che cosa deriva questo? Ah no, ok, dalla sfizio di pugnale. Ok, proviamo questa cosa qui. Ah, quindi al posto dell'esecuzione. Che stordisce, abbaglia temporaneamente i nemici. Abbaglia. Vediamo un po' nell'inventario che cosa abbiamo. Vediamo un po'. Non saprei sinceramente. È uguale praticamente. È solo che c'ha 24 salute ripristinata con ogni uccisione furtiva. Questo è bello, eh. Prendiamolo, dai. Questo è il fantastico anello. Il mercato non ci interessa. Ok, qua ci sono altri nemici.
altri orchi. Credo di averlo. E vediamo un po' di farli entrare nel nostro esercito. L'unica cosa che non capisco è il numero di dell'esercito. Nel vecchio c'era, forse in questo momento non è essenziale, quindi non lo prendo in considerazione, non lo so. No, niente esecuzione, tutto fa tutto parte dell'esercito. Ok, qui abbiamo un bordello di missioni. Vediamolo, c'è una subito qui vicino. Una strana melodia ti attira nelle foreste di Nurnen. È ora di rispondere alla chiamata. È ora di rispondere alla chiamata. Madonna, non riesco a leggere. Ok, altrimenti. Ah, ok, questo era la parte interessante forse di forgiare. Dobbiamo andare alla foresta di Karnan. Qualcosa mi chiama. Non bisogna rispondere a tutti. No, voglio fare questo, Gli orchi si azzuffano senza sosta per salire di grado. Allora troveremo quelli che arrivano in cima. Sono loro che vogliamo arruolare. Ma lì c'è un capitano, però. Nurn è piena di orchi e quindi perfetta per noi. Mi ricorda l'Itariel e la sua gente. Fu la regina Marwen a consigliarmi un esercito di orchi. Questa volta sarà diverso. Abbiamo il nuovo anello. Vai, fantastico. Avviamo la missione. È ora di forgiare un esercito. Vai. Forgiamo questo esercito. Ah, questi dovrebbero essere forse. Ho abbastanza della tua boccaccia. Questo è un 19. Quindi ora ti ammazzo davanti a tutti questi orchi. L'ho detto che sei un ottimista. Sai cosa vuol dire? Che quando sei davanti a una situazione impossibile dici: va bene, farò un tentativo. Sai, sono così pure io. Porca miseria, l'ha ucciso in un batter d'occhio. Mi piace. I capitani possono essere reclutati come seguaci. Per reclutare un capitano, attaccalo finché non è stremato. Poi tiene premuto. Vabbè. Obiettivo buono. Schiva gli attacchi di pulso. Ok. Vieni qua. È parte del mio esercito adesso. Mi sa che non si rialza più. Li sto prendendo tutti. Non serve a niente, però. Magari smettano di litigare fra di loro. Dai, va bene. Signori, come si fa? Credi davvero di potermi infilzare? La piccola spada al massimo mi farà il solletico. Hai ragione. Che ti ci vorrà molto di più per ammazzarmi. Bruce. Può essere ferito dalle esecuzioni. Perfetto. Mi basta sapere questo. Non mi ricordo, lo sapete come si fa a cavalcarlo. Ah, ok. È stato divertente. Grande esecuzione. Sì.
Voilà. Adesso servi il lucente signore. Fantastico. Questi tanti punti, Lucente, oscuro, per me è uguale. Devo comunque spezzare delle schiene, cosa che mi piace fare, quindi io ci guadagno in ogni caso. Ottima aggiunta al nostro esercito. Sono Bruce. D'ora in poi sarò la tua ombra. Nessuno ti si avvicinerà se non voglio. Non preoccuparti dei nemici. Alla fine si piegheranno tutti. Se vuoi davvero conquistare Mordor, va in profondità. Qui c'è una fortezza. Dicono che a capo ci sia un troll a due teste grosso come una montagna e anche furbissimo. Il che mi sembra pure naturale se ha due teste. Fallo fuori e invierai un chiaro messaggio a Sauron. E inoltre ti ritroverai con un bel avamposto. Magnifico. Non ce la faremo da soli. Raduna le truppe. Va bene, però le teste le lascerai tagliare a me, non è vero? I capitani comunque sono fatti veramente bene. Mi piacciono molto, i movimenti... Insomma, sì, le animazioni, come le hanno caratterizzati. È figo, molto figo. Allora, Bruce vuole aiutarti a sconfiggere il reggente e a conquistare la fortezza di Nurnen. Sì, fantastico. Andiamo a vedere il menu dell'esercito. Ok, questa regione è controllata dalla fortezza di Sharkburz, governata da un reggente temibile. Per iniziare la tua conquista di Mordor devi assaltare e conquistare Sharkburz. Aumenta la forza del tuo esercito reclutando ulteriori capitani che fungano da leader della tua forza d'assalto. Prima arrivi per visualizzare i potenziamenti assedio della fortezza. Mamma mia, quanta roba c'è! Ok. Nurnel, bastione selvatici, livello 120. Le più strane truppe del reggente sono i suoi comandanti. Esse hanno la responsabilità delle formidabili difese della fortezza, i cosiddetti potenziamenti assedio. Puoi attirare allo scoperto un comandante affrontandolo in una missione scontro. Ok, una volta che avrai stanato un comandante potrai ucciderlo subito o dominarlo per reclutarlo nel tuo esercito. Uccidere o dominare un comandante prima dell'assalto disabilita... Allora, uccidere o dominare un comandante prima dell'assalto disabilita il potenziamento assedio, indebolendo le difese della fortezza. Ok, certo. Bruce si è unito alla tua forza d'assalto in qualità di leader della squadra d'assalto. Bene. Recruta altri capitani, che tra l'altro ha perso però... Si è diventato 13. Era 19. Recruta altri capitani da aggregare alla forza d'assalto e usa il Mirian per acquistare potenziamenti assedio. Ok. E qui entra a gamba tesa, diciamo così, anche il discorso delle transazioni, credo, no? Perché... con queste si possono comprare con la moneta, con i soldi veri, insomma. E lo andiamo anche a vedere, tra l'altro. Vediamo che cosa c'è di interessante. Allora, il dettaglio di questo in realtà l'avevamo già visto, ma immune agli attacchi a distanza, combattente pesantemente corazzato, si vede che sopporta danni enormi. Alta tolleranza al dolore, può attaccare con rinnovata energia prima di morire. Classe avanzata, tank. Ok, può essere ferito dall'esecuzione. Ok, e questo siamo noi. Bellissimo, bellissimo, fantastico. Scusate, ragazzi, se mi eccito così. Ok, quindi tra le nostre fila è entrato Bruce. Ok, se andiamo qui rintracciamo il bersaglio e qui invece vai al punto di partenza della missione. Allora, intanto andiamo, scusate, nel personaggio, vediamo che cosa c'è a distanza. Tieni premuto LT per rallentare il ah sì, questo lo si era già visto. E questo aspetto, tempesta di ghiaccio, congela nemici premendo B, quindi prosegui con un tubino di colpi di spada premendo ripetutamente X. Mi piace questo.
Acquisto in corso di corsa. Tanto non mi ricorderò mai i tasti in questo momento. Comunque, andiamo a vedere il mercato. Dovrebbe essere questo. Noi abbiamo 6400 medium lì, non mi ricordo più come si chiamano. E possiamo allora acquistare. Allora, queste qui d'oro, ovviamente, credo che sia la moneta reale. Qui nel bundle ci abbiamo un po' di roba mista. E poi qua sotto abbiamo i forzieri da guerra d'argento. Reclutata da due potenti orchi seguaci, fra cui almeno un seguace epico. Due orchi seguaci, almeno un epico, un oggetto consumabile, un ordine di addestramento, un bonus bottini di guerra da 2 ore. Un bonus bottini di guerra da 2 ore. Ah, ma qui allora è quasi un MMO, una cosa online proprio. E qui invece ci sono le attrezzature, almeno uno raro. Vediamo un po' questo. Però si paga solo con moneta sonante. Non c'è altro. Guarnigioni seguaci, tu seguaci pronti ad essere schierati in qualsiasi regione. Il forziere che hai vinto e acquistato, apri per mostrare il loro contenuto. Qui ce n'abbiamo uno. Qui puoi visualizzare i forzieri non ancora aperti ed è qui che vengono osservati sia i forzieri che acquisti nel mercato sia quelli che ottieni altrove. Ok, vediamo questo forziere. Spacchettamento. Cioè abbiamo guadagnato tutti questi? Ah, così è tanti punti, però troppo facile. 15. Poi che è questo? Fornisce un carico da cavalcare, oppure devo scegliere fra questi? No, mi sa che hai ricevuto un ordine di addestramento. Gli ordini di addestramento possono potenziare i tuoi seguaci donando loro delle caratteristiche potenti. Vai al menu esercito, seleziona un seguace e premi Y per dargli un ordine. Quindi seleziona X ordine di addestramento prima per continuare. Ok, cioè ok, non ho capito niente, ma insomma va bene. Qui puoi visualizzare i seguaci inutilizzati dei forzieri. Quando arrivi all'atto 2 puoi schierare questi seguaci in una regione a tua scelta. Puoi anche sacrificare i seguaci per ottenere attrezzature. E siccome ci siamo arrivati, ok, sì, però non posso, cioè qui le vedo e basta, posso vedere le caratteristiche volendo. Epica, selvaggi, potenti, insomma tutto. Questi sono i nostri nuovi alleati. Vediamo se possiamo schierarli effettivamente. Andiamo all'esercito come è stato detto. E forse le possiamo schierare, ma al posto di questi, perché lui ha detto in una regione, non saprei. Poi aspetta, che pulsante dovevo pigiare? No, niente, boh, non lo so. Andiamo a vedere le regioni e poi ci fermiamo, ci fermiamo con questo video che sennò è lunghissimo. Abbiamo, dunque, intanto noi dove cacchio siamo? Siamo qui dentro. Un capitano qui. Ti stanno seguendo per tutto Mordor usando il potere del Palantir. I Nazgûl, scusate, non l'ho detto. Incontra il Tariel per affrontare la loro minaccia. Ma questo, scusate, è un... Che simbolo è quello lì? Di una missione secondaria. Io presumo che le missioni primarie siano queste. Non c'era una leggenda, mi ricordo. Sì, leggenda. Ok. Vediamo un po' se si vede quel simbolo. No, ma non c'è neanche quel simbolo lì, però. Ah no, perché c'è scritto missione. È il primo quassù. Nemici alleati. Punto di viaggio rapido. Sto guardando un po' in qua e là. Sono sempre missioni, ma non c'è scritto se sono principali o meno. Oppure non riconosco il simbolo.
Va bene. Comunque, tutto questo magari lo vedremo nel prossimo appuntamento. In questo momento siamo andati un pochino lunghi, quindi ci salutiamo. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Fate modino. Ciao ragazzi.